Allora, giovani amici di Facebook, oggi parliamo di come ricaricare i vostri device. Non bastano mai le porte USB, chiaramente. Molti di voi avranno ovviamente il classico caricatore che è arrivato insieme allo smartphone o all'aggeggio di turno, ma questi non bastano mai. Soprattutto ognuno occupa una presa, per cui magari a casa avete una multipla, la inserite e vi ritrovate con una sola presa USB. O ancora peggio, avete 4-5 di questi maledetti caricatori, che tra l'altro hanno un output molto limitato, solitamente attorno all'ampere. Certo, se li avete preso a parte magari arriva a 2 ampere, però è un caso assolutamente raro. I caricatori che vengono dati insieme ai device che vi siete comprati non bastano mai, e quindi ho frugato un po' su Amazon e ho trovato due meraviglie. Una da viaggio e una invece fissa. Non sono nient'altro che dei caricatori da 6 porte e 4 porte, con, abbiamo già visto, sempre di questa strana marca cinese Aukei, o non so come si pronuncia. In ogni caso sono rimasto contento delle altre cose che ho fatto vedere e ne ho comprate altre due. Hanno ancora questo fantomatico sistema I/O che dovrebbe autoadattare l'output in ampere in base a quanto ciuccia il device che è collegato. Abbiamo già visto che funziona più o meno bene, non è eccezionale, ma almeno ricarica a più di un ampere. Vediamo il più grosso, che è quello che mi interessa di più. Questo è pensato per essere tenuto a casa fondamentalmente, per cui invece che collegare un alimentatore come quello di prima alla classica multipla, collegate uno di questi e vi ritrovate con ben 6 porte USB, che non è un hub, ricordo, sono proprio 6 porte alimentate che ricaricano tutto quello che avete in casa. Ecco, già me lo aspettavo molto più grande, invece è piccolo, piccolino. C'è in bianco e in nero, ho preso il nero, è un nero opaco, è anche carino. Mi sembra. Da una parte 6 porte I/O e dall'altra parte una classica presa per il cavo, che immagino sia qua, infatti, nella scatola. C'è questo che ho già visto, poi vi spiego cos'è, sempre di Aukei. E poi c'è chiaramente il cavo qui, che è anche abbastanza lungo, non so quanto, ma direi almeno un metro e mezzo forse. Quindi colleghiamo qui, facciamo subito una prova. E vediamo a quanto carica questo caricatore di Aukei. Allora, collego il mio fidato misuratore. Ce la posso fare. Il mio fidato misuratore qui. Va acceso? No, non va acceso. Non dà niente. Se funziona, non funziona. Ecco, la posso fare. Avevo attaccato in una spina, evidentemente che non funzionava. E allora vediamo, da 5 volt e 0,84. Quindi anche questo è da 1 ampere. Vediamo che cosa dice lui. In realtà lo dà a 10 A massimo, ovviamente considerando tutte e 6 le prese. In questo caso, con questo cavo, sta ricaricando a 0,84. Provo a cambiare presa giusto per sicurezza. Vediamo. 5,14. Ecco, qui già fa 1,19 A. Non mi chiedete perché cambia, 1,20 A. Vediamo se aumenta ancora. 1,19 A. Ricordo che sono queste 6 porte fantomatiche I/O che dovrebbero adattare automaticamente la ricarica in base al device che collegate. In ogni caso, mi sembra molto comodo. Me lo porterò a casa stasera senz'altro e lo sostituirò alla classica ciabatta con 1000 di questi maledetti. Per cui molto comodo, costano veramente poco. Sotto in descrizione trovate il link, il prezzo e tutto quanto, che chiaramente vado a spacchettare anche quello da viaggio, che è interessante quanto questo. Questo, ricordo, è da fondamentalmente tenere a casa in un angolo e vi dà 6 belle porte che ricaricano
più o meno velocemente i vostri device. Scollego questo, carino, mi è piaciuto, e prendo quest'altro che è più piccolo. Ah, stavo per dimenticarmi, questo aggeggio verde dovrebbe dovrebbe servire nella testa di OK per collegare queste robe. Non si riesco a vedere, sono sei ventose, per cui si collega, vedete che più o meno si collega, e a questo punto lo potete collegare a, non so, a un muro no, però a un vetro per esempio, qualcosa, e rimane lì fermo. In ogni caso, anche se lo attaccate al tavolo come in questo caso, gli permette di rimanere più o meno fermo e di non andare da tutte le parti. Può essere una comodità e viene dato insieme. Metto via questo e vi faccio vedere quello più piccolo. Questo è da viaggio, 4 porte USB, da muro, fondamentalmente è il fratello grande di questi qua, invece che avere una porta sola ne ha ben 4. Ben 4, andiamo a aprire. Sempre carino il packaging di OK, non riuscirò mai a pronunciarlo decentemente questo nome, da dove si apre, da qua, ecco qua, alla fine è tutto qui, è abbastanza grande, c'è anche questo che, cos'è, non so cosa sia questo, lo scoprirò guardando il manuale probabilmente, forse per il cavo. Forse per tenere insieme i cavi una volta che si sono collegati più device, anzi sicuramente. C'è addirittura un manuale, non so per farne che, c'era un manuale anche nell'altro, ve l'ho risparmiato. Non c'è scritto praticamente nulla se non inserisci le prese qui, eccetera, inutile. E bello anche questo, nero opaco, esteticamente sono sempre belli. Altre porte IO. Andiamo a provare subito. Allora mi porto qui la mia ciabatta, vediamo se becco una presa che va. Sì, questa sta andando. 5 volte 16, 1 ampere 22, fondamentalmente 1 ampere 20, quindi come quello di prima, 1 ampere 22. Provo a cambiare anche porta, in questo caso 5 e 15, 1 ampere 22, identico. Quindi anche questo direi assolutamente consigliato. Questo è pensato più che per c'è anche un LED verde che rimane acceso, chiaramente questo è un condensatore per cui rimane ancora acceso, si sta spegnendo piano piano. Questo è più consigliato per un viaggio, magari andate in vacanza, non volete portarvi 24 caricatori, vi portate unicamente questo qui, che una volta attaccato al muro in albergo vi mette a disposizione ben 4 porte USB. È un'alternativa a quest'altro, costa di meno, chiaramente questo più piccolo, non molto di meno. Sono entrambi molto comodi, uno ha 6 porte e il cavo che arriva fino al muro, per cui è posizionabile sopra un tavolo, e invece questo va attaccato direttamente alla parete e offre 4 porte. Sono tutte porte IO, come dice OK, che dovrebbe auto-adattare l'output in ampere in base al device che collegate. Questo è tutto, direi consigliati, sono super economici, trovate il prezzo aggiornato e il link per comprarli su Amazon nella descrizione qui sotto. Se vi è piaciuto il video e se vi piacciono i miei consigli, mettete like e sharate. Ciao ragazzi!